ultimi due fine settimana a Figline per ammirare a Palazzo Pretorio la mostra Marsilio Ficino, un umanista e l'immaginario di un'epoca, inaugurato lo scorso ottobre e prossima alla chiusura prevista per domenica 14 gennaio. Sono questi gli ultimi giorni dell'apertura della mostra su Marsilio Ficino, un investimento importante che questa amministrazione ha fatto dal 19 ottobre scorso, inaugurata per la data del suo compleanno. Ora ci abbiamo messo la conclusione, il prossimo 14 di gennaio, ma sono ancora tanti giorni e tanti momenti disponibili per visitare la mostra, a partire proprio da questo weekend, dal 6 e 7 gennaio, in cui la mostra sarà aperta anche durante il giorno dell'Epifania festivo, negli orari canonici, dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 19, in maniera completamente gratuita, lo ricordiamo, alle visite da parte di tutti. In particolare poi ci sarà la conclusione della mostra nel fine settimana del 13 e del 14 gennaio, con il finissage della mostra il 13 gennaio, con relatori ospiti del nostro territorio e anche di livello nazionale, perché sarà un incontro in cui interverrò io, interverrà la sindaca Giulia Mugnai, ma interverrà anche come moderatore Riccardo Innocentini, come esperto di filosofia e anche ex sindaco del nostro comune, quindi veramente una piacevole collaborazione per far vedere quanto a Figline in Cisa ci sia sempre stata un'attenta sensibilità a contenuti artistici e culturali da offrire sul territorio, insieme a Lorenzo Tanzini, che è un professore di università degli studi di Cagliari, e David Serafini della Biblioteca Nazionale di Firenze, che appunto faranno un incontro, un finissage della mostra per parlare dell'importanza non solo della figura di Marsilio Ficino, ma della promozione della cultura e dell'arte attraverso politiche culturali di questo tipo. A conclusione del finissage sarà una visita guidata alle ore 18 da parte di Daniele Conti, che è uno dei curatori della mostra, che ha lavorato alla mostra già dal suo principio. I dati della partecipazione delle persone alla mostra sono estremamente positivi, dimostrano, come immaginavamo, un grande attaccamento della comunità di Figline in Cisa al contenuto legato a Marsilio Ficino, il nostro più illustre concittadino, anche grazie alla partecipazione delle scuole, che hanno partecipato numerose attraverso anche workshop e laboratori pensati ad hoc per i ragazzi e per i bambini. Questo ci fa estremamente piacere, perché avvicina la figura alta, estremamente importante, identitaria per il nostro territorio, anche a nuove generazioni che devono renderla propria e far proprio i valori dell'umanesimo che poi riscontriamo anche nella vita di tutti i giorni. Quindi grande soddisfazione a parte nostra, che ovviamente vi aspettiamo e vi invitiamo calorosamente a non perdere le ultime occasioni che abbiamo nei prossimi giorni per visitare la nostra bellissima mostra.